Ciao ragazze, allora oggi voglio parlarvi della mia routine per i capelli che sto adottando ultimamente in arrivo comunque dell'autunno, perché in cambio stagione cambiano anche i capelli. Infatti proprio in questo periodo, come vi ho detto prima, sto sperimentando prodotti nuovi, prodotti diversi e sto trattando i capelli in maniera diversa. Questo è il risultato che io ho appena ottenuto facendo lo shampoo. Senza stirare i capelli con l'archipiastra, senza utilizzare chissà che cosa, solamente sono stati asciugati con spazzola e fono, e la spazzola non quella professionale, ma quella normale che si usa per spazzolare i capelli, quella piatta grande. Per l'esattezza, proprio questo tipo di spazzola, così. E io praticamente col phon, con una mano tengo il phon, con una mano la spazzola e faccio questo movimento così per asciugarli. E già altre volte vi ho detto che con questo tipo di asciugatura io riesco a tenere i capelli abbastanza ordinati, lisci, senza dover passare la piastra e mi va più che bene. Però ho notato che usando altri prodotti in questo ultimo periodo la piega tiene molto di più, i capelli stanno ancora più fermi e più lisci. In questo periodo io ho cambiato shampoo e ho aggiunto anche una maschera per capelli. Allora, come shampoo ho comprato questo qua, Garnier Ultra Dolce, 95% biodegradabile, quindi senza parabeni, coloranti e siliconi, e alla mandorla dolce e fiori di loto. Questo qua. Questo shampoo comunque fa un'ottima detersione al cuoio capelluto, anzi direi che fa anche troppa schiuma, quindi non mettetene tanto, usatene veramente molto poco, detergete bene solo il cuoio capelluto, sciacquate. Io solitamente faccio un solo shampoo, non ne faccio due, mi trovo abbastanza bene con un solo shampoo, e dopodiché, una volta sciacquato, vado a mettere la maschera. La maschera, anche questa è nuova, e ho preso questa di Omnia Laboratories, maschera capelli erboristica, effetto anticrespo, qui c'è scritto, e devo dire che lo fa veramente. E questa è la maschera all'aloe vera, gel di agricoltura biologica certificata, contiene 0% coloranti sintetici, siliconi, PEG, oli minerali, parabeni, quindi non ci sono completamente schifezze. E mettendo questa, io praticamente la uso solo nelle lunghezze, non mettetela alle radici, altrimenti vi unge troppo e ne dovete mettere pochissima. Io praticamente la prendo con la punta del dito, col polpastrello, la metto su tutta la mano, faccio questo movimento e poi prendo così dalle lunghezze, così, porto in avanti, quindi vedete che non tocco le radici e faccio questo movimento. La lascio agire per qualche minuto, in realtà non servono tantissimi minuti, 1 minuto, 2 minuti, comunque quando faccio la doccia è il tempo che mi insapona il corpo, oppure quando faccio lo shampoo la vado semplicemente già a spazzolare, già, cioè vado a spazzolare i capelli e già passo 1 minuto. Spazzolo, elimino tutto l'eccesso sia di maschera ma anche di capelli, perché quando faccio la maschera mi accorgo che perdo tanti capelli. Sciacquo abbondantemente, sciacquatela bene questa maschera perché potrebbe ungervi troppi capelli, e dopodiché li asciugo e faccio la piega. Questo è quello che faccio normalmente. Invece, da 2 giorni ho iniziato anche il trattamento anticaduta. Il trattamento anticaduta lo conoscete già perché è quello che ho fatto l'anno scorso o 2 anni fa, non ricordo. Comunque, è questo trattamento della Biocap, shampoo e fiale anticaduta. Se vi siete persi il video, vi metto il link qua e potete vedere come fare tutto questo trattamento. Cosa molto importante, questo shampoo io lo faccio solamente quando vado ad applicare la fiala. Se fiala non ne devo applicare, faccio questo shampoo.
E un altro consiglio che vi do, almeno sempre per quanto riguarda l'uso di questi prodotti, quando mettete la fiala, evitate magari di fare la maschera se potete farne a meno. E perché? Perché io facendolo la prima volta, maschera e subito dopo la fiala, i capelli che ho asciugato praticamente erano troppo troppo unti, cioè quando li asciugavo col phon addirittura usciva fumo e il risultato era dei capelli sporchi, non erano per niente puliti. Quindi vi consiglio di non farli mai assieme, fateli separatamente. E quindi questo è il risultato che vedete solo con l'utilizzo dei prodotti senza la piega fatta dal parrucchiere in maniera professionale, una piega semplicissima fatta in casa. Se anche voi usate questi prodotti, fatemi sapere come vi trovate. Se questo video vi è piaciuto e come avete visto dall'anteprima il risultato prima e dopo, se vedete che sia veramente un cambiamento radicale, mettete un pollice in su per aiutare me e il mio canale a crescere. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per non perdere i prossimi video e seguitemi anche sulla pagina Facebook e su Instagram. Vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao!